Ciao, sono Gabriele, parliamo di musica, di teoria musicale. L'argomento della lezione di oggi è la scala minore armonica. E alla fine di questa lezione saprai bene costruire una scala minore armonica, saprai che cos'è e qual è soprattutto l'intervallo caratteristico di questa particolare bella scala. La scala minore armonica, come tutte le scale, è una scala relativa. Significa che è messa in relazione con un'altra scala, con la propria relativa maggiore. Ecco perché, per parlare oggi della scala minore armonica, dobbiamo partire dall'idea di una scala maggiore. Prendiamo la scala di Do, come sempre, la scala più semplice, individuiamo il sesto grado e lo trasformiamo in tonica, perché tutte le scale minori utilizzano il sesto grado di una scala maggiore come tonica e quindi come nota di partenza. Se Do è la nostra relativa maggiore, il sesto grado di Do è il La. Ed ecco che quindi io ho trascritto le note a partire dal La, dal sesto grado, l'ho trasformato in tonica e quindi La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ho aggiunto in questo schema anche il La, cioè il primo grado superiore. Ci servirà oggi durante questa lezione. A questo punto ti invito a fare attenzione alla struttura intervallare della scala. Quindi, vediamo e lo scriviamo insieme. Fra La e il Si che intervallo c'è? C'è l'intervallo di un tono e quindi scrivo la T di tono. Fra il Si e il Do c'è un intervallo di semitono. Fra il Do e il Re un tono. Fra il Re e il Mi c'è un altro tono. Fra il Mi e il Fa c'è un semitono. Fra Fa e Sol c'è un tono. E fra Sol e il La, quindi la tonica superiore, c'è un altro tono. Ora, i più attenti avranno già osservato e già notato che la trascrizione della scala e la struttura intervallare sono la trascrizione e la struttura della scala minore naturale. Quindi, in qualche modo, dovremo trasformare questa struttura in una scala minore armonica. Quando tu hai studiato la scala maggiore, quando hai studiato i gradi, le funzioni dei gradi, hai imparato che il settimo grado, la sensibile, è tale quando si trova ad un semitono dalla tonica superiore. In questo caso però, come puoi ben notare, non siamo a un semitono, ma siamo a un tono. Infatti sai anche che il settimo grado nella scala minore naturale non si chiama sensibile, ma si chiama sottotonica, proprio per il fatto che si trova ad un tono dalla tonica superiore. Noi adesso dovremo intervenire, dovremo fare un'operazione e fare in modo che la regola per la quale il settimo grado, la sensibile, si debba trovare ad un semitono dalla tonica superiore, trovi logica in questo esempio. È molto molto semplice farlo, perché devo in qualche modo avvicinare la nota Sol alla nota La, il settimo grado al primo superiore. Come si fa? Utilizzando un'alterazione e quindi utilizzando il diesis. Nel momento in cui io trasformo il Sol in Sol diesis, il tono che c'era fra il settimo e il primo grado diventa un semitono. In questo modo ho fatto rispettare la regola della sensibile. La mia sensibile è a un semitono dalla tonica, quindi Sol diesis La. Ma ciò che c'era prima si modifica in maniera radicale, perché se fra Fa e il Sol, prima di inserire il diesis, c'era un tono, fra Fa e Sol diesis la distanza si è ampliata e quindi il tono è diventato un tono più un semitono, ovvero tre semitoni. Questo è il cuore pulsante della scala minore armonica. Questo è l'elemento più importante e più caratteristico, perché l'intervallo formato da tre semitoni, in questo caso fra Fa e Sol diesis, è un intervallo molto particolare. Si chiama intervallo di seconda eccedente ed è l'intervallo caratteristico di questa scala. La seconda eccedente nell'armonia classica non è considerato molto conveniente, anzi abbastanza sconveniente utilizzarlo, ma noi non stiamo facendo armonia e stiamo costruendo semplicemente una scala, quindi quell'informazione, seppur vera e utile, la teniamo da parte e quindi non preoccuparti del fatto che magari hai letto da qualche parte o hai sentito dire che non si può usare la seconda eccedente. La seconda eccedente è l'anima della scala minore armonica. Quando tu suoni questo intervallo Fa Sol diesis, se lo suoni da solo e decontestualizzato, suonerà forse un po' particolare, ma non necessariamente. Se tu invece lo contestualizzi, cioè lo inserisci all'interno dell'esecuzione di un certo numero di note, vedrai che avrà una sonorità molto particolare. Ti invito a suonare, per esempio, al piano, alla chitarra o a qualsiasi strumento tu stia suonando, le note Re,
mi, fa, sol diesis, la. Proprio in serie, re, mi, fa, sol diesis, la. Noterai che questo intervallo ha un sapore davvero particolare. Dicono orientaleggiante ed è vero, cioè sicuramente ha un sapore che non appartiene prioritariamente alla nostra cultura musicale. Quando poi esegui questa scala, queste note vanno mantenute in quest'ordine sia in senso ascendente che in senso discendente. Significa che quando tu esegui la scala dovrai suonare la, si, do, re, mi, fa, sol diesis, la e in discesa al ritorno la, sol diesis, fa, mi, re, do, si, la. Quindi in realtà insisterai molto su questo intervallo, su questa seconda eccedente. Ecco, questa è la struttura della scala, questo è ciò che devi fare, devi intervenire sul settimo grado, poiché il settimo grado si trova a un tono e tu lo devi spostare, fisicamente lo devi alzare e quindi lo devi mettere più vicino alla tonica superiore. Come lo fai? Utilizzando il diesis, alteri il settimo grado e conseguentemente, per logica, modifichi quello che c'è prima, quindi l'intervallo fra il sesto e il settimo grado, seconda eccedente. Scala minore armonica. Spero che questo video ti sia stato utile, che tu abbia trovato le informazioni che cercavi. Puoi lasciare dei commenti sul feed del video, sulla pagina Facebook Gabriele Medeot Educational. Ti ringrazio per seguire queste lezioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!